Possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Vi anticipo quello che sarà una settimana molto densa di eventi. Domani pomeriggio abbiamo il ritorno di Francesco Recami con il suo ultimo libro. Mercoledì sera alle 21 un altro ritorno molto gradito di Massimo Carlotto con un nuovo romanzo che esce un po' da quello che è la sua cliché dell'Alligatore, un romanzo appena uscito questa settimana di cui stanno parlando tutti molto bene, tra l'altro probabilmente accompagnato anche con un accompagnamento musicale di Francesco Garrosi, quindi una chicca nella serata. Come ho detto a alcuni di voi, sabato pomeriggio è un grande onore avere Carlo Simi, che è un professore emerito, fa parte dell'Accademia dei Lincei, ha scritto per Yakabook un'opera omnia incredibile e verrà qui da noi a presentare il suo ultimo libro, La vita dei filosofi. Dicevo, per chi non era presente prima, che purtroppo sull'agenda cartacea del Comune di Mercate c'è una data sbagliata, colpa mia, è segnalato come domenica 2, in realtà sarà sabato primo febbraio, quindi aiutateci magari a diffondere un po' la notizia. E poi domenica invece pomeriggio avremo un ritorno ancora al romanzo con Fulvio Capezzuori, che è un autore al quinto o sesto libro, sono tutti gialli ambientati nella Milano del dopoguerra, quindi un autore, diciamo, anche lui da conoscere. E oggi abbiamo questo grandissimo ritorno, Marzio Miana, ve lo ricorderete l'anno scorso con il bellissimo libro interessantissimo sull'Artico, altrettanto interessante questo volume. Se posso fare una critica, Marzio, un titolo che io avrei un po' evitato, l'avrei messo sottotitolo, mi sarei inventato qualcosa di più forse accattivante, in realtà è il senso proprio poi del libro. E un libro che spazia un po' nella geografia, la natura, la storia, insomma, molto denso tra l'altro di varie questioni. Lascio a Giorgio la presentazione, grazie. Sì, adesso partendo da quello che ha detto Claudio, a parte il titolo che rischia di localizzare questa tua opera, io te l'ho definito, ti ho salutato all'ingresso, è enciclopedica, perché non si può fare solo un viaggio dalla foce alla sorgente del Tevere, ma ci fai fare un viaggio nel tempo, ci fai un viaggio nella cronaca, perché c'è anche l'attualità, nel mondo politico, con tutti una storia di vita, di morti, di leggende, di paragoni, di civiltà. Io non so quanto tempo, poi ce lo direi, quanto tempo sei ha impiegato a poterlo scrivere, ma soprattutto ad attingere a emettere in modo così intelligente i collegamenti, per cui diventa veramente gustoso il leggerlo, perché ci si ritrova a spaziare da un momento all'altro, da un argomento all'altro, senza nemmeno accorgersi. Questo è il pregio di questo, che è un libro veramente denso. E quindi quello che diceva Claudio riferito al titolo forse non fa, rischia di infuorviare, sembra che si parli del Tevere, ma il Tevere è un protagonista, ma è un romanzo corale, per cui non si parla solo del Tevere. Però partendo dal Tevere si capisce quello che siamo adesso ora in Italia, ma si capisce quello che è diventato anche l'Occidente, perché probabilmente, anzi senza probabilmente, si parla, qualcosa ne parleremo, te lo chiederò, anche di quello che è la civiltà che sta scomparendo, l'importanza che aveva il Mediterraneo e quello che invece si è ridimensionato. Quindi tu hai un inizio che è già fulgurante di per sé, perché quando ho letto le prime due righe, vista da qui, dalla foce dove muore il Tevere, l'Italia è in decomposizione. Se poi penso al carico di simboli che si porta dietro questo fiume, l'odore di carogna potrebbe provenire dall'intero Occidente. E sembra, ed è un attacco, non so se pessimistico, certamente realistico. Un po' apocalittico, insomma.
ma da qui poi possiamo cominciare. Riaccendere. Ecco, grazie, sono contento di essere di nuovo qua con voi e anche grazie di questo avvio in sostanza, no? Perché sì, tele controcorrente è una, voglio dire, spiega secondo me è abbastanza in modo anche così, anche molto simbolico, ecco, quello che è stato il mio lavoro, no? Che è stato un viaggio fisico controcorrente e metafisico controcorrente, nel senso che ritengo, ecco, di aver fatto anche dei ragionamenti controcorrente, no? Nel senso proprio un po' montaneliano del termine, io vengo da quella scuola e quindi questo percorso da appunto da dove muore il fiume a dove nasce è un po' anche, appunto, come dico, è andare a cercare l'acqua che deve ancora scendere, no? È certamente un libro su più piani perché c'è il cronista, ovviamente, che è il mio mestiere, però sono anche un cronista un po' anomalo, nel senso che sono anche un cronista delle idee, sono un osservatore della civiltà corrente, delle nostre decadenze anche. E poi, vabbè, questo libro nasce da una mia, diciamo, una delle mie aree di competenza che mi sono autoconcesso in questi anni, oltre all'Artico, appunto, è quello dei grandi fiumi del mondo. E, perché ovviamente è un'attrazione che provo da sempre, sin da bambino, e anche nei ringraziamenti di questo libro ringrazio anche il torrentello della mia infanzia, io sono friulano, questi torrentelli li chiamiamo il Rugo, no? Questo Rugo Mizza che è stato il Mississippi della mia infanzia, no? un torrentello che tu puoi attraversare con due passi, però per me era un Mississippi, andai alla ricerca delle sorgenti di questo fiumiciattolo, e ci impiegai forse un paio d'ore, ero bambino, però erano le settimane, i mesi di stare nel lago Vittoria, insomma, sono quelle situazioni che ognuno di noi può ricordare, no? Dell'infanzia, dove tutto diventa, soprattutto se la fantasia è alimentata, aiutata da letture, no? Lettura diventa lettura. E quindi ecco un po' il richiamo del fiume c'è sempre stato. E mi ricordo che con un mio amico carissimo, che poi è mancato, un grandissimo musicista, con cui ad adolescenti si facevano queste notti di conversazione e ci si salutava, diciamo, facendo pipì sul ponticello di questo rigagnolo. Io mi ricordo che in quel momento gli dissi: un giorno la farò del Mississippi. E quando è successo, poi, vabbè, diciamo, però quando sono stato lì ho pianto perché era proprio, aveva mille significati, ecco, essere in quel posto a Natchez. E quindi ecco che in questi anni ho iniziato un progetto che è abbastanza simile al progetto che io ho condotto, che sto conducendo nell'Artico. Adesso sono appena stato in Siberia, nella Siberia orientale, in Chukotka. E questo progetto
progetto sui fiumi lavoriamo un po' allo stesso modo, siamo un gruppetto che ho fondato di giornalisti e fotografi e raccontiamo i fiumi, sono, i fiumi diventano una chiave di racconto, diventano una, un pretesto di viaggio per entrare dentro nel, nel contemporaneo, per cui sono anche fiumi che poi ho inserito nel, in questo libro in parte, insomma, no? Perché appunto il fiume, il Tevere è un po' il padre di, dei fiumi dell'Occidente, no? E anche se è quasi un torrentello rispetto ai, ai, ai fiumi, ai grandi fiumi, no? Però, però dal punto di vista del carattere, della personalità, della storia, è sicuramente un po' il padre delle acque, come viene definito dagli indiani il Mississippi. E quindi in questi ultimi anni abbiamo raccontato ad esempio la campagna presidenziale che ha portato Trump alla Casa Bianca attraverso il Missouri, che attraversa il Midwest verso fino al, fino al, al Minnesota. Ed io l'ho chiamata la Valtrumpia. L'ho chiamata la Valtrumpia perché lì devo dire che sono stato, siamo stati lungimiranti, perché se vi ricordate tutto il dibattito dopo la vittoria di Trump, dove erano i giornalisti? Come hanno fatto a non accorgere, come, cioè non sanno fare più il loro, più mestiere, il loro mestiere, perché stanno sempre nelle città, stanno a Washington, stanno a New York, dove non si percepisce l'umore di un popolo, no? L'umore di un, territorio, dei territori. E appunto attraversando, risalendo anche in quel caso, risalendo il Missouri che sfocia nel Mississippi e su fino alle montagne rocciose, abbiamo attraversato appunto Nebraska, Sud Dakota, Nord Dakota, eccetera, ed era chiarissimo, quello che sarebbe successo, anche se in quegli stati, non c'erano, la popolazione non è così numerosa e quindi in grado di impattare, diciamo, però era, l'America, l'America della provincia, l'America, il cuore dell'America, anche dal punto di vista del, dell'identità, no? Del, del credo. Ed ecco, e poi appunto la Valtrumpia è stata, rivelatrice. Così ho raccontato, beh, appunto, non è stato Mississippi, ma dove appunto è stato un viaggio, è stato una specie di viaggio lungo la via Appia americana, no? Io ho avuto proprio quell'impressione di percorrere, di fare un viaggio, una specie di grand tour alla, rovescia, no? Quando appunto gli anglosassoni e gli americani venivano in Europa a scoprire un po' le loro radici, no? Le radici dell'Occidente, ecco, andare nel Mississippi oggi è quasi andare, visto che un mondo globale, ma anche con un'America che non è più, scusa se mi dico un attimo, un'America che non è più ragazzina, giovane, no? L'America ormai è un paese adulto, non può permettersi errori, e comincia a guardarsi indietro, come, come si fa a 40-50 anni, comincia a guardarti indietro e vedi che c'è della storia dietro. E tant'è vero che appunto gli americani, soprattutto in quell'asse lì, cercano di conservare il più possibile, e lo fanno anche bene. E quindi c'era questa impressione di andare un po' anche alla radice della nostra storia. Poi ho raccontato la Brexit attraverso Tamigi ed è stato illuminante, assolutamente illuminante, perché Tamigi, anche se prima ha la lunghezza del Tevere, più o meno 400 km, attraversa questa regione che offre varie, prospettive di lettura di che, cos'è la Gran Bretagna, l'Inghilterra soprattutto oggi, no? La cosiddetta
Englishness, no? Lì percepisci la Englishness, cioè essere l'inglesità, è tradotto male, ma è così, e cioè quell'istinto isolano di essere unici, di potercela fare senza bisogno di nessuno, di poter affermare appunto la propria storia, la propria anche economia, eccetera, in solitudine. E gli inglesi l'hanno fatto spesso nella loro storia, e ancora quando avevano l'impero, e l'hanno fatto con Napoleone, l'hanno fatto con Hitler, eccetera, e adesso un po' l'hanno fatto con l'Europa. Ed ecco che lì, in questo territorio, anche attraversando Londra, ma Londra era parte di questo viaggio, e ho avuto modo di parlare appunto con gli artigiani, gli operai, i disoccupati, questa umanità di sdentati, no? Questa povertà sdentata, cioè quell'umanità che tu trovi nelle periferie o in una provincia degradata, dove appunto questi uomini, spesso in pub, eccetera, hanno raggiunto ormai un degrado, e anche una rabbia, un rancore che spesso è verso le città. Ed ecco che appunto raccontare i fiumi significa anche avere una visione privilegiata di un sentimento che sta prendendo piede negli ultimi anni, un sentire, quasi un'angoscia, da parte di chi vive fuori dalle città, vive nei territori, nelle province, nei borghi, e sente il divario, la distanza che ormai è questo gap, che si dice, che ormai voglio dire, interrompe un po' l'appartenenza ad una stessa comunità, la frattura. Quindi c'è tra la città, fra l'idea metropolitana, qualcuno la chiama l'ideologia metropolitana, no? Che è molto legata alla civiltà tecnologica, naturalmente. È un mondo che dà l'idea di un mondo facile, un mondo virtuale, il mondo della finanza, il mondo del marketing, il mondo, un mondo che interrompe la relazione con la realtà, mentre è appunto un mondo dove tutto appare facile, bello, divertente, possibile, dove tutto è possibile. Poi non è così, perché la realtà non è questa. La realtà esiste ancora, anche se cerchiamo di evitarla, la realtà è lì, sempre lì. Però va raccontata, va raccolta, va trovata. E andando fuori dalle città, la realtà è ancora percepibile. E anche nelle sue dimensioni tragiche, ma non solo. Fuori dalle città trovi ancora chi fa le cose con le mani. Ci siamo dimenticati, ci stiamo dimenticando le mani. C'è chi immagina che fra qualche decina d'anni, in base insomma alle teorie darwiniane, cambieranno anche le nostre mani, no? Avranno forme diverse, avremo